Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovissimo video. Come ogni settimana ci ritroviamo sempre qui, anzi mi ritrovo sempre qui con questo video a scartarvi le balle, perché questa cosa ci piace tantissimo ed è l'unico momento in cui posso interloquire con voi, oltre a rispondere ai commenti, alle vostre gratifiche e ai vostri insulti, perché vi adoro tantissimo. Bentornati a tutti quanti ragazzi e ragazze in questo nuovissimo video, che è uno story time, perché ho deciso di alternare una volta a settimana un video uno story time, un video uno story time. Ma tanto, te lo dico adesso, non la prometterò mai sta cosa, perché i video li faccio sempre alla cazzo di cane, perché sapete che le cose ci piacciono così. Bentornati a tutti quanti ragazzi e ragazze in questo nuovissimo video. Se ci fate caso, ho messo una luce nuova, perché non ho trovato queste fottutissime softbox che i grandi youtuber come Issima91, Kevin Ruiz, tutti questi grandissimi nomi usano. Ho deciso di mettere una semplicissima bajur con luce bianca forte che mi illumina anche le increspature che c'è dietro al naso. Fortunatamente ho iniziato a fumare la sigaretta elettronica con la scusa di poter fumare dentro casa, però sto cercando di smettere di fumare. Bentornati a tutti quanti ragazzi e ragazze in questo nuovissimo story time. Oggi vi parlo di una cosa che non è clickbait, perché mi è successa veramente. Infatti questa cosa risale all'incirca a 6 anni fa, ed è una cosa che mi è successa veramente, perché già se ci penso oggi mi vengono ancora di più i brividi rispetto alla prima volta che è successa questa cosa. Ebbene sì, capita a tutti quanti, tutti i ragazzi gay nella prima volta della propria vita, di toccare una vagina. E a me esattamente questa vagina l'ho toccata esattamente in un capodanno di 6 anni fa. Perché vi spiego brevemente, così questo video non esce troppo lungo, perché se facciamo le cose troppe lunghe, che ovviamente non sono uccelli e membri di altre persone, perché qui le persone fraintendono, perché ogni riferimento è puramente casuale. È successa questa cosa all'incirca 6 anni fa. Mi ricordo che organizzammo un capodanno tra amici. Eravamo 2, 4, 6, 8, 8 persone. Però non posso fare i nomi, perché se da questo video escono nomi, escono altre cose che porteranno alla rottura di fidanzamenti, alias matrimoni, che potrebbero rovinare la mia esistenza. Quindi non faccio nomi. Avevamo organizzato questa serata di capodanno, che era il 31, del 31 il primo, vabbè, come sa, la fine degli anni, tutti gli anni. E siamo stati a casa del mio ex parrucchiere, che conoscevo una volta, che anche lui questo era frocio, quindi non so che fine ha fatto. Abbiamo organizzato questa cosa qua molto carina. Abbiamo fatto la nostra serata di capodanno, la cena di qua di là, ci siamo spostati in locale a fare festa a mezzanotte, brindisi di qua di là. E voi pensate, questa cosa qua tutto normale? Ovviamente sì. Il problema nacque fondamentalmente la notte per dormire, perché stando a casa del mio ex parrucchiere, comunque due persone hanno dormito sul divano, il parrucchiere ha dormito con il suo ex ragazzo, che c'era anche lui, nella camera dei genitori. E ovviamente io sono rimasto in una camera con altre due persone. E voi penserete, vabbè, sei rimasto in camera con altri due ragazzi? No, perché facendo dei calcoli ero rimasto io, un'amica mia e il ragazzo di Lucera. Il problema principale è che io quella notte non ho dormito per niente. Non perché non volessi dormire, perché fossi sbronzo o perché avessi rimorchiato per trombare. Ho ascoltato per circa 5-6 ore. Anzi, non è che ho ascoltato, ho assistito a questa trombata affiatata che stava di fianco a me. Esattamente stavo di qua, cioè io ero allungato nell'angolo del letto matrimoniale, che era la camera del mio ex parrucchiere. E c'era questa coppia, la mia amica con l'altro ragazzo di Lucera, che ovviamente stavano trombando. E voi chiederete, ma io là che cosa ci stavo a fare? Il problema è che l'unico posto era per dormire, io comunque mi ero messo. E mi ricordo che a un certo punto della notte questi anzimavano, mi ero accorto che comunque stavano trombando sotto effetto di alcol, perché avevo bevuto, quindi un drinkino di là, prosecchino, Jack Daniels di qua e di là. Ovviamente c'avevo anch'io la sbronza di capodanno di fine anno, perché si sa che chi non tromba a capodanno non tromba tutto l'anno. Però ho sfatato questa cosa, perché sono gli ultimi 2 anni, non ho trombato a capodanno e sto trombando come un non posso dire queste cose, perché altrimenti qua mi citano per restrizione, devo mettere le cose per i 18 anni. A me non interessa sinceramente quello che stava facendo lei, a me interessava quello che sinceramente stava facendo lui. Infatti io, da ragazzo molto curioso, inserì la mano per capire cosa ci fosse lì. Mamma, si benedica la madre, c'aveva un sorto di Sant'Antonio che tutti quanti si potrebbero sognare, perché era, avete presente i Wurstel, quella tedeschi, quella proprio grossi di larghezza, cioè c'avevo un bestione a mezzo alle gambe che non potete neanche immaginare, che si poteva neanche stringere tra le mani. Quindi un mega bestione che tutti quanti sognano, anche Rocco Siffredi e Cicciolina, cioè queste cose non si possono sentire. Però comunque raga, era un bestione. Io comunque ci davo di mano, perché uno non capiva se era lei che toccava, io che toccavo, e quello stava più sbronzo di me, stava ubriaco. Il problema è che mentre io stavo toccando il membro di lui, mi è capitato di passare la mano dall'altra parte
E solo dopo un po' mi accorsi che, mettendo la mano lì, mi accorsi che quella cosa era viscida, cioè era una cosa molto. Cioè io toccavo, cioè le mani si muovevano, però non sapevo cosa fosse. A un certo punto questa fa: "Amo, non mi tocca là, scopami e basta". Io ho detto, lui fa, a un certo punto: "Ma io non ti sto toccando là", e ho disgustato, cioè non ho mai toccato una cosa così viscida. C'aveva qualche pelo, una cosa così viscida in vita mia che non potevo neanche immaginare. Cioè, non è che viscida, cioè, di più a me ha fatto un senso così che sono corso direttamente in bagno a disinfettarmi le mani perché. Schifo. Se ci penso ancora adesso, mi sento malissimo, quindi vi devo lasciare perché quella vagina mi è rimasta qui, quella cosa. Lasciamo perdere. Voglio sapere nei commenti se anche a voi ragazzi vi è capitato, perché so che molti ragazzi gay seguono questo canale, se a molti di voi ragazzi vi è capitato di mai toccare una vagina in qualsiasi momento presunto delle vostre feste o okay. Che fatemi sapere quali sono state le vostre sensazioni, ma anche se a voi maschietti etero che seguite questo canale avete mai toccato il membro di un altro ragazzo e le vostre sensazioni, quindi voglio sapere tutto. Io ragazzi vi ringrazio come sempre, vi ricordo che dovete assolutissimamente seguirmi sul mio profilo Instagram perché è di vitale importanza e vi ricordo che vi dovete iscrivere a questo canale perché siete costretti a iscrivervi a questo canale, perché se non vi iscrivete vengo direttamente davanti al vostro computer e vi minaccio o con una vagina o con un membro, quindi decidete che se non vi iscrivete vengo davanti a casa vostra, vi porto una vagina e un uccello e decidete quale delle due cose prendere, se la vagina o l'uccello. Quindi detto questo è tutto, e anzi io vi ringrazio come sempre per avermi fatto compagnia anche questa settimana, anzi sono io che vi faccio compagnia, vi ricordo che ci siamo la settimana prossima con un nuovissimo video che non è uno story time, ma un video di attualità, un test, qualsiasi cosa. Grazie a tutti quanti, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!